Tredicesima settimana, tempo ordinario, anno pari, giovedì. Due visioni del mondo religioso. Siamo ben 800 anni prima della venuta del Signore. Gli ebrei sono divisi in due regni, al nord il cosiddetto Regno di Israele, al sud con capitale Gerusalemme il Regno di Giuda. Due uomini, Amasia e Amos. Amasia è il sacerdote del re, del Tempio, del Regno di Israele. Bisogna stare dalla parte degli uomini, dalla parte dei potenti, dalla parte del re, e ordina ad Amos di andarsene. Vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda. La mangerà il tuo pane, la potrai profetizzare. Ma Betel, no, questo è il santuario del re, il tempio del regno, soggetti a un potere politico. Il profeta Amos risponde, e la sua vocazione profetica. Era un semplice mandriano quando il Signore gli ha parlato, l'ha chiamato. Non ero profeta. Il Signore mi prese mentre seguivo il mio gregge e mi ha detto, va, profetizza il mio popolo Israele. La profezia non si ferma. Amos vede più lontano e vede in questo sacerdote Amasia, soggetto al potere del re, la distruzione stessa della sua casa, della sua famiglia. Tua moglie diventerà una prostituta nella città. I tuoi figli e le tue figlie moriranno di spada. La tua proprietà verrà divisa e venduta. Tu morirai in una terra impura. Israele, come aveva detto il Signore, andrà in esilio, deportato. Le vicende dolorose avvengono. Dio abbandona una donna, come il marito ha tradito la fedeltà a Dio. La donna tradisce vendendo il suo corpo. Gesù nel Vangelo di Matteo è già salito in barca, è salito ed è andato all'altra riva, è giunto nella sua città, Cafarnao. Gli portano un paralitico. Gesù incontra l'uomo. Gesù vede il male fisico, vede anche il male morale, il peccato, ma vede anche la fede, il pentimento. E perché tutti sappiano che il Figlio dell'uomo ha potere sulla terra di rimettere i peccati, di perdonare i peccati, dice al paralitico, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua, guarito. Questi si alzò e andò a casa sua. Tornare a casa rinnovati per la fede, per il pentimento, per e sentire la parola di Gesù che ripete non peccare più. Maria Madre di Misericordia, lei vede, lei attende nella casa, nella chiesa, lei attende tutti dentro il suo cuore misericordioso.